Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con il video più richiesto in assoluto. E soprattutto il video più richiesto da quando vi avevo postato il video unboxing di questa borsa. E sto parlando della mia super borsa, che è la tote bag di Marc Jacobs. E quindi adesso andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo pozzo senza fondo. Ok ragazzi, allora eccomi finalmente tornata con un nuovo What's in my bag. Finalmente, dopo tantissimo tempo e dopo tantissime richieste, finalmente riesco a registrarvi questo What's in my bag. Tra l'altro con una borsa nuova, una new entry a casa della Ale, perché si è comprata questa borsa che è la tote bag di Marc Jacobs, che è questa qua, nella misura medium. Io questa l'ho acquistata da Rinascente e mi è venuta voglia di comprarmi questa borsa perché ho visto tantissimi video di ragazze che appunto utilizzavano questa borsa, e devo dire la verità, è veramente molto molto comoda, sia per andare al lavoro, perché ci stanno veramente tantissime cose, sia per viaggiare. Stavo cercando un po' dove acquistarla fino a che ho visto che ce l'aveva Rinascente. Mi è arrivata una mail del 40% di sconto e che cosa ho fatto? Ovviamente l'ho comprata. È costata da 300, allora questa misura qua, che è la M, da 395 a 220 mi pare, quindi comunque ho trovato una super 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 offerta. Ma non siamo qui per dilungarci su come e quando, ma siamo qui per vedere che cosa c'è all'interno di questo mega pozzo, perché io lo chiamo pozzo, c'è di tutto dentro. L'ho già preparata appunto per domani, che vado al lavoro e sarò tutto il giorno al lavoro, quindi è la giornata lunga e quindi mi servono magari più cose. Ma prima di iniziare il video, ovviamente come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina, così sarete sempre avvisati di nuovi video in uscita. Inoltre vi ricordo di seguirmi sui social, in particolar modo su Instagram mi trovate come orsottopotto88. Io direi che è arrivato il momento. Allora, la borsa si presenta così. Io all'interno ho inserito un organizer. Questo organizer l'ho acquistato su Amazon. Io comunque vi lascio qui sotto in info box tutti i link di riferimento ai prodotti che vi sto per mostrare, quindi il link della borsa, il link del, appunto, dell'organizer che ho acquistato da inserire all'interno di questa. E poi se ci sono delle cosine che ho acquistato magari su AliExpress, come al solito io ve le lascio qui sotto in info box, perché ogni tanto ci sta che mi chiediate appunto dove le ho prese, quindi io vi lascio comunque tutti i link qui sotto in info box. Allora, come vi dicevo, la borsa è questa, ha una tracolla, una bella tracolla, è molto spessa come borsa, e qui ha una cerniera. La cerniera ho attaccato questo portachiavi di Burberry. Questo qua probabilmente era di una in profumeria, me l'avevano regalato tantissimi anni fa e ce l'avevo ancora chiuso. E poi ho attaccato la monetina per il carrello. Quindi direi di partire subitissimo. Pesa un fracasso e mezzo, veramente pesa un botto. Allora, la prima cosa che tiro fuori è il telefono. Il telefono ovviamente me lo porto sempre dietro. Questo è il mio Galaxy S21 FE, la cover con scritto il mio nome, acquistata su AliExpress, fatta personalizzare su AliExpress. Poi questo organizer che troviamo all'interno della borsa ha uno spazio per contenere appunto la borraccia, l'acqua e tutto quello che volete. Io mi porto dietro il bicchiere, questo qua, questa borraccia di Stanley che vi ho mostrato già in qualche video fa. Io questa qua me la sto portando sempre al lavoro. E mi piace tantissimo la cannuccia. Io qui ho messo un tappino appunto per non far uscire l'acqua, e questa è la mia Stanley. L'ho presa più o meno, non è lo stesso colore, però comunque si abbina perfettamente alla borsa. Poi, allora, ci sono fazzoletti, perché fazzoletti in questo periodo sono estremamente raffreddata, e quindi mi porto fazzolettini. Ovviamente i miei fazzolettini non sono, sono tutt'altro che seri, ecco, sono super cute. Questi qui sono di Miniso,
li ho acquistati da Miniso. Miniso, per chi non lo sapesse e per chi volesse fare un giretto, lo trova qua a Genova da, al centro commerciale Fiumara. Quindi fazzolettini di Topolino. Poi chiavi di casa, ok, con mille ciondolini. Allora, il primo è questo qua, è Topolino, mi pare che questo qua l'ho preso su AliExpress. Comunque, Topolino è un portachiavi. Poi, vabbè, chiavi, qui ho attaccato un altro portachiavi, sempre di Topolino, che ha questa... questo gancino, e mi viene comodo perché questo è sia per il portone che per l'apertura del cancello. Mi viene comodissimo, se non trovo le chiavi in borsa tiro direttamente questo e apro, quindi super comodo. Fa rumore, quindi so dove sono le chiavi. Poi chiavi della macchina, queste qui, ho attaccato anche qua 850 ciondoli per una chiave, no comment. Allora, Hello Kitty, My Melody e poi questo a forma di palloncino, questo cagnolino fatto di palloncino praticamente, super super carino. Poi all'interno troviamo il mio porta occhiali. Il mio porta occhiali, questo ne ho messo uno per due paia di occhiali perché è un pochino più grande e soprattutto è di questi qua morbidi. Per non stare a mettere due paia di occhiali ho messo tutto in uno, facendo sì che le lenti non si tocchino l'una con l'altra. Comunque ho inserito all'interno i miei occhiali da vista sozzi, ovviamente, perché sono tremendamente sporchi, ok? E questi sono gli occhiali che io utilizzo in questo periodo. Ah sì, per chi l'avesse notato, sì, ho fatto la tinta di nuovo, l'ho fatta a casa oggi, che è domenica, quindi voi vedrete il video domani, che è lunedì. L'ho fatta oggi anche perché ho dovuto fare un ritocchino, a parte che ero diventata arancione completamente, avevo tutti i capelli di un colore indefinito, e poi l'ho dovuta fare perché poi il 30 marzo devo fare il ritocco dalla parrucchiera, quindi ho la tinta dalla parrucchiera, però da qui al 30 di marzo, figuriamoci, saranno benché, come si dice, di nuovo sbiaditi. Quindi vabbè, io l'ho fatto perché comunque non mi vedevo più, ero troppo chiara e non mi piacevano proprio. Comunque, occhiali da vista, questi qua, mi piacciono tantissimo. E come occhiale da sole ho sempre il mio solito di Motif, che è questo qua, a cui ho fatto mettere le lenti con prescrizione, perché comunque non ci vedo una mazza da lontano, quindi meglio avere gli occhiali, insomma. E ovviamente all'interno il pulino. La pochettina è di Gorgeous, questa qui, bellissima. Io questa qui l'avevo trovata in edicola, mi pare, con qualche uscita dell'anno scorso, di due anni fa, di Gorgeous, di Santoro. Ho preso questo porta occhiali bellissimo. Poi all'interno troviamo il mio porta monetine. Questo qua è il porta monete che mi ha regalato mia sorella, preso da Carpisa, dei 100 anni di Topolino, di Disney, scusatemi. Eccolo qua, è tutto nero, all'interno tengo le monete, pesa un botto tra l'altro, vabbè. Poi, allora, all'interno è diviso tutto in scomparti, che vi farò vedere dopo poi l'organizer come è fatto, però io vi tiro fuori la roba così random. Poi iniziamo già con una pochettina. Questa qui è la pochettina dei Little Twin Stars, bellissima, presa su AliExpress questa qua. Io spero di riuscire a trovare tutte le cose che io vi sto mostrando, di riuscirle a trovare su AliExpress per mettervi i link qui sotto, perché di tante cose purtroppo i link non sono disponibili, magari acquistate tanto tempo fa e quindi magari i link non sono più disponibili. Se non ci sono i link qui sotto in info box, vuol dire che non sono disponibili e quindi non saprei dove recuperarveli, quindi se non li inserisco è semplicemente perché non sono più disponibili. Comunque, pochettina super carina, dove all'interno tengo questo, che è un orsetto dove praticamente si allungano le zampettine, si va a appoggiare il telefono. Ok, quindi visto che in questo telefono non ho il pop socket, per tenerlo sulla tavola, diciamo, su un piano d'appoggio, lo tengo così. Poi all'interno ho questo gancio per la borsa, questo qui è di Multicentrum, perché bene,
Ok, questo lo davano in farmacia e questo qua è il gancio per la borsa, perché non ho più intenzione di appoggiare le borse ovunque, tranne che appunto, no, perché si rovinano più che altro, quindi ho deciso di inserire di nuovo all'interno il gancio della borsa e all'interno tengo le mie cuffiette nella confezione così di Nutella, super, super carine, vedete ci sono le cuffiette dentro, e questa è la case che avevo preso su Stationery Pal, mi pare. Comunque, dovessi trovarla per caso anche su AliExpress, vi lascio il link, provo a cercarvela. Comunque questa qui Nutella bellissima. Poi all'interno tengo una di queste borsine riutilizzabili, richiudibili. Queste qui le prendo solitamente da Primark. Questa infatti è di Primark, di Mickey & Friends. Bellissima. Altra pochettina. Questa qui è quella dei Little Twin Star di nuovo. Questa qui l'ho presa di nuovo su AliExpress. Molto carina, mi piace un sacco. E questa è diventata la mia pochette in sostituzione della pochette degli assorbenti, che ormai avevate visto in tutti i miei WhatsApp in my bag. Ho deciso di sostituirla, che era quella rossa di Dior che mi avevano regalato in profumeria, e quella era la mia pochette. Io, guardate come sono fashion, vado in bagno ad inciprarmi il naso, in realtà mi dovevo cambiare l'assorbente. Fatto sta che la Ale ha cambiato la pochette, è un pochino più carina, un pochino più cute, però anche qui posso sempre dire di andarmi ad incipriare il naso perché è carina anche questa. In realtà all'interno troviamo assorbenti, salva slip, vedete, eccoli qua, questi. E poi c'è la sagra delle medicine, perché, ebbene sì, allora, prima quando lavoravo, dovete sapere una cosa, allora, prima quando lavoravo in profumeria e quando lavoravo nel negozio di bigiotteria, compravo sempre bigiotteria, compravo sempre profumeria, trucchi e quant'altro. Adesso l'Ale, che lavora in farmacia, ha la necessità di comprarsi i farmaci, perché non lo so, perché potrebbe, cioè potrei avere quello, allora l'Ali si compra i farmaci, ma comunque in ogni caso me li porto dietro giusto per. Brufen, perché l'ho preso fino a due giorni fa perché avevo mal di testa con sto raffreddore, ho preso il Brufen e quindi me lo sto portando dietro. Mi porto dietro il Momendol perché ogni tanto, quando capita che la notte dormo male, al mattino mi viene male al collo e quindi ho questo mal di testa da cervicale pazzesco, e quindi me lo fa passare il Momendol. Porto delle goccine, queste qui sono le goccine oculari, in realtà sono monodosi, sono semplicemente delle goccine idratanti. Aspigola, perché fino a ieri praticamente avevo fastidio alla gola, quindi le mie aspigola. Poi porto tachipirina da 500, sia mai. Buscofen Act, la sagra del medicinale, ve l'ho detto. Poi ho un Oki in bustina. Ho un magnesio e potassio, questo qua all'arancia, sì, questo qui, Brio Vitase, ok. Poi porto con me una vitamina C di Aboca, questa qui, e due bustine di Gaviscon Advance. Altra pochettina, questa qui, dei Little Twin Stars sempre. Trovate tantissime cose veramente prese su AliExpress. Questa qua non so se riesco a trovarla, perché mia sorella, la sua, praticamente si è rotta. Mi ha chiesto se gliela riuscivo a trovare uguale, non c'era più, quindi non so se riesco a trovarvela. Ma all'interno ho delle mascherine, semplicemente perché in questi giorni che ero particolarmente raffreddata, in farmacia mi sono comunque messa la mascherina, perché meglio, nel senso, perché se mi ammalo io, magari si ammala un'altra persona, e poi magari rimaniamo a casa in tanti, ecco, quindi sia mai, ho messo la mascherina, e in ogni caso magari per qualsiasi cosa ce l'ho dietro. Comunque, troviamo il mio portafoglietto, ho messo questo qua piccolino di Louis Vuitton, e poi ho questo portacarte di Victoria's Secrets che ho cambiato, perché in realtà ne avevo uno di Slim Italia
a cui avevo fatto inserire il mio logo, quindi avevano stampato sopra il mio logo, solamente che volevo cambiarlo, mi avevo un po' stufato e quindi ho deciso, visto che ho trovato nell'armadio, ho ritrovato questo e non lo avevo mai messo, ho deciso di prendere, di mettere questo qua, e all'interno troviamo i miei bancomat, carte tessere sanitaria, patente, eccetera eccetera. Ok, poi troviamo la mia agenda. Questa qui è la mia pocket di Louis Vuitton, comodissima, mi piace tantissimo, dentro tutti, vabbè, anche foglietti sparsi direi, però è comoda perché è piccolina e riesco a portarmela dietro per prendere appuntamenti eccetera eccetera. E poi ho un piccolo assuccetto, uno di questi qua con l'apertura così con le calamitine, dove all'interno ho inserito appunto due o tre penne. Ho inserito una matita di Hello Kitty, questa qua, una gomma che profuma di uva e poi ho inserito due penne, una di Posciacco con altri personaggi Sanrio e un'altra normale, semplice. Quindi ho inserito delle penne per l'agenda, appunto. Poi abbiamo due pochette uguali ma diverse, una è più grandicella, l'altra è più piccolina, ma sono tutte e due comunque di Dior, queste qua. Allora, facciamo la più piccolina. La più piccolina è rosa, ha la stellina, super carina, guardate che carina. È un po' più scura e all'interno ho, allora, la barretta che in realtà la utilizzo come passo sostitutivo. Questa qua è di Dina Sprint, è la Veg Protein Bar. Ok, se non mi dovessi portare nulla da mangiare a pranzo domani, magari ho la barretta, mi mangio la barretta per una cosa più veloce, perché non ho mai tempo e mangio quando devo mangiare in farmacia e sono in pausa pranzo in farmacia, praticamente mi ingozzo perché c'è sempre tanta gente e quindi non si riesce mai a mangiare 5 minuti con calma, quindi ingozzandomi preferisco magari mangiarmi una barretta piuttosto che magari avere tutto sullo stomaco per tutto il pomeriggio. Poi qui dentro è una scatolina dove all'interno ho inserito dei chewing gum, ok, perché sennò quelle di carta si rompono tutte. E poi ho delle caramelline perché appunto, come vi ho detto, in questi giorni tra tosse e fastidio alla gola, comunque mi solletica parecchio la gola, che mi sono portata un po' di caramelline, ok? Caramellina all'arancia di ambrosoli, arancia e limone, qualche rossana e poi ambrosoli al miele e balsamiche. Quindi le tengo comunque qui dentro che non si sa mai. Pochettina più grande, questa qua sempre Dior, non mi ricordo cosa c'è all'interno, ok, adesso mi ricordo. Allora, c'è un purpurì di cose che potrebbero servirmi. Allora, foglietti di sapone, in realtà il sapone ce l'abbiamo in farmacia, però i foglietti di sapone, se io sono fuori, basta prendere un foglietto, basta prendere un fogliettino di sapone, metterci un pochino di acqua sopra e fa la schiuma praticamente. Sì, esattamente, quindi se non avessi appunto da lavarmi le mani ho il sapone in fogli. Poi colla per unghie, non si sa mai, me la porto dietro, mollettine varie per i capelli, sacchettina con all'interno il pulino per gli occhiali, e questo qua è di legami, adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, un pulino gigantesco, carinissimo, con l'unicorno. Questo mi sembra l'avesse regalato mia sorella tanti anni fa. E infatti ce l'ho sempre, sempre in borsa. Ok. Poi, specchietto, anche questo legami, con le due parti. Due garze impregnate di Citrosil, ok, un disinfettante, non so perché neanche abbia il disinfettante dentro a fare, ma comunque va bene. Poi ho questo cosino qui, che in realtà questo mi servirà più d'estate che adesso, però è già in borsa ed è un ventaglietto richiudibile, adesso ve lo faccio vedere. Praticamente voi lo aprite in questo modo,
si apre, lo chiudete, lo tenete così e lo utilizzate proprio come ventaglio. Super carino. Questo qua l'ho preso da Stationery Pal. Una volta che avete vi siete rinfrescati, andate a chiudere il tutto, lo inserite all'interno della stessa scatolina, ok, così, e poi lo andate semplicemente a mettere nella vostra sacchettina. Poi ho Compid, questi qui, perché a volte le scarpe mi tagliano e mi fanno male, quindi ho i Compid cerottini, quelli in silicone. Poi ho una scatolettina, questa è nuova, ancora non l'ho aperta, di citrosodina pocket, questa qua piccola, è classica. Per non farci mancare nulla abbiamo caramelle digestive alle erbe Giuliani. Ho detto che c'è la sagra del medicinale qua dentro, ma va bene. Poi altre mollette, mollettine di vario genere, ok, una mi è anche caduta, perfetto. Poi ho all'interno una pochettina, questa qua è una scatolina di My Melody, che carina che è, e all'interno sono andata a mettere i cerottini. In realtà questo qua io l'ho comprato per andare ad inserire, per partire, i cotton fioc, solo che adesso lo sto utilizzando appunto per i cerottini. E poi nella pochette l'ultima cosa che c'è è la mia crema mani, questa qui di Chanel, ok, comprata almeno già da 3-4 volte questa crema mani, mi piace tantissimo, mi piace la fragranza, continuo a ricomprarla quando finisce e la utilizzo perché ha questa fragranza molto molto delicata che non dà neanche particolarmente fastidio. Poi all'interno troviamo il mio portaprofumo, questo qua di Chanel, anche questo l'avevo comprato su AliExpress, e all'interno potete inserire il vostro profumo e dentro io ho in questo momento lo di Jimmy Choo, ok, questo si richiude. Poi ho disinfettante per le mani, io avevo comprato quello dei Little Twin Stars l'anno scorso su AliExpress, ragazze, non c'è verso di trovarlo, l'ho perso, dove non lo so, ho guardato da tutte le parti, sto coso non c'è, non so più dove cercarlo, ma comunque vabbè, avevo comprato anche questo qua su Shein e quindi ho messo questo qua delle super chicche. Poi ho questo aggeggio qui che dove all'interno sono andata ad inserire il Napisan per andare a disinfettare il telefono, infatti voi andate a spruzzare sul telefono e poi andate a passare il panno, che è questo qua, per andare a pulire, quindi porto anche con me questo. All'interno troviamo l'olietto che sto utilizzando in questo momento per le labbra, che sono devastatissime, questo qua è di Shiglam, questo. E dentro una taschina ho un cornetto, che non si sa mai, ecco, quello lo tengo sempre dietro. Quindi guardate all'interno com'è strutturata la borsa è completamente vuota, vedete? Adesso ve lo faccio vedere esterno, questo vi faccio vedere com'è. Eccolo qua. Allora, la borsa praticamente senza il cosino è così, semplice, non ha nulla all'interno. E poi questo qua, appunto, come vi dicevo, è il vostro organizer, dove all'interno, come appunto vi ho detto, ci potete inserire la vostra borraccia, la vostra bottiglia o quello che è. Quindi questa è l'organizer comprato su Amazon e mi piace davvero davvero tantissimo. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere se vi è piaciuta la borsa e cosa ne pensate delle cosine che porto dietro. Sì, è un botto di roba mi porto dietro, però io sono sempre quella, ve l'ho sempre detto, sono quella del non si sa mai, perché potrebbe succedermi la qualunque, siccome le gioie sono sempre lontane, io mi organizzo, poi per carità possono non servire, però io ce l'ho, quantomeno io ce l'ho. Quindi niente ragazze, noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, continuate a seguirmi, mi raccomando, vi mando
tanti super mega bacioni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!